Buongiorno Davide. Ciao Rio. Ciao. Davide De Martis e fotografo certified della Leica attuale. E insegnante della Leica Academy. Ah, insegnante della Leica Academy, è un sardo. Sì, assolutamente. Si vede, anche si sente dall'accento che è fantastico. Grazie. No, è bellissimo, eh. È bellissimo. È un fantastico fotografo professionista e che attualmente utilizza Leica cioè ti sei convertito dall'altro sistema alla Leica. Sì, ho fatto. Sì, dimmi il perché, cosa hai guadagnato? Allora, il salto per me è stato all'inizio un po', sai, ero penso un po' scettico come tutti i colleghi che per tanti anni hanno usato un sistema reflex, no? Certo. Però su SL assolutamente la cosa più importante che ho guadagnato penso che sia la velocità, soprattutto nel mio lavoro dinamico, ho guadagnato molto in produzione con l'autofocus e soprattutto ho guadagnato tanto in stop di luce, perché non avendo sai più lo specchio reflex, la mirrorless mi aiuta tanto a utilizzare tempi lenti, certo, in situazioni estreme, no? Io sono uno che va sempre a cercare una luce molto, molto particolare, sono pignolo su certi tipi di inquadrature, un certo tipo di luce, e vado sempre a sfidare un po', a portare al limite quella gamma dinamica che comunque regge sempre abbinata a questi obiettivi che sono pazzeschi, no? Soprattutto in luce, in ombra e in controluce. A me piace tanto lavorare in controluce. Controluce, sì. Certo. Ed è importante per me riuscire poi a gestire un file che è così ricco di informazioni e a farlo poi diventare e sviluppare come un tempo si poteva pensare di utilizzare quella pellicola lì per avere quel film più caldo, più freddo, certo, nelle ombre, nelle luci, no? Certo. E io con questa gamma dinamica posso decidere di sviluppare un po' più freddo, un po' più caldo, riesco a muovermi bene, certo, con questo file. Ora che hai visto questa nuova SL2, e che è molto più potente rispetto anche a SL, devo dire. Assolutamente. Cioè, ovvio che SL rimane sempre una bellissima macchina, per certi versi e probabilmente... Cioè io ad esempio non spingo a shiftare o cioè upgradare, uh-huh, cioè utente della SL attuale, perché già ce l'hai in mano un gioiello, no? E sì, quindi cioè, prendere SL2 può anche avere il senso, però potrebbe diciamo sì, non sentire questa necessità tale, perché SL2 è potente. Sì, no, capisco la tua domanda e il tuo ragionamento, ed è lo stesso che mi faccio, nel senso, sì, io sono un utente SL, mi trovo molto bene, e il primo ragionamento che faccio è andare a spulciare un attimino le nuove specifiche della SL2 per capire in che modo può avvantaggiare il mio lavoro. In effetti, allora, esaminiamo allora, anche, cioè, alcuni punti interessanti. Soprattutto io sì, sai, li trasformo un po' in quella che sono le mie necessità, ma penso che siano un po' quelle di certo, tutti, no? Ok, partiamo dal motore principale. Nuovo processore d'immagine Maestro 3 correlato con certo, un nuovo potentissimo sensore speciale fatto apposta per la SL2 da 47 milioni di pixel. Quindi praticamente siamo il doppio di quello che era l'SL1. È un vantaggio o no? Allora, è un vantaggio sotto tanti punti di vista. Fotograficamente, no? Beh, fotograficamente abbiamo... No, nessuno deve avere paura di perdere quello che è il feel, sì, e la plasticità e la questa bellezza. Questa è anche una cosa molto importante, dei no? Perché normalmente, esatto, quando parliamo di 50 milioni di pixel, cioè perde, cioè diventa un po' troppo. Esatto, si invece, è subito la paura. Sì, SL2 non ne ha questo. No, perché è importantissimo dire che questa gestione è sempre legata al vetro che mettiamo davanti, no? Certo, ok, milioni di pixel, ma cosa mettiamo davanti all'ottica? È vero che l'hanno messo quella lentina apocromatico nel sul sensore, pixel? Assolutamente. Cioè, è una cosa, cioè, fantascientifica. C'è no? Uno strato di vetro in meno, quindi esatto, due anziché tre. Questo è anche molto interessante. Una retroilluminazione per gestire al meglio le altre ottiche, tra cui sì, quelle della M, R, certo. E c'è una bella differenza. Sì. Però, e poi la qualità del sensore gestisce andiamo, meglio sì, quelle linee di luce che potevano prima sporcare sì, e sbagliare l'informazione, no? Okay. Quel raggio di luce che magari doveva essere tradotto dal pixel in rosso, in verde piuttosto che in blu, alle volte c'era una percentuale di errore che adesso è stata pulita. Corretta. Sì. Però
anche lì, cioè quanto servirebbe fotografico, cioè foto stampate, si vede, questa si nota questa differenza, sì, sì, pur mantenendo quel file, diciamo. Ma assolutamente sì, il plus qual è? Quello che possiamo aumentare ancora di più, quell'ingrandimento, quindi certo, sotto un punto di vista fotografico puro, parliamo di stampa, io ho la libertà di poter ampliare, sì, la dimensione di una stampa, cioè, okay, no, questo però, è il numero uno, sì, però devo dire che senza perdere quello che già mi dava l'SL, sì, certo, no? Il stabilizzatore, lo stabilizzatore, quanto è utile? Molto, molto utile. Allora, guarda, io era una cosa che non... Io sono un fotografo che non sta troppo a calcolare quali sono gli extra che mi può dare un sistema come questo, no? Sì. Ma la cosa assurda di questo sensore sono quelle cose che quando ci sono e puoi sfruttarle al meglio per il tuo linguaggio, per la sua stilistica, cambiano tutto. Allora, io vi dico, e non è una fesseria, l'abbiamo anche testato prima, sono riuscito a scattare col 35 mm 2 APO a mano libera un secondo. Quindi aggiungiamo almeno altri 2-3 stop. Beh, tu c'hai mano ferma. No, però... allora facciamone, togliamone due. Sì, in effetti Leica dice un terzo in su. Un okay, terzo di secondo, comunque un terzo, siamo tranquilli. Un terzo di secondo. Allora, cosa ti posso dire? Ti posso dire che scatti tranquillamente a un quindicesimo con un'ottica M. Certo. E comunque sì, è tanto. E allora vuol dire possiamo utilizzare 100 ISO, 50 ISO. Bravo! E infatti questa qui è la cosa che mi piace di più, il fatto che è inutile che stiamo a parlare di quanto la macchina può performare ad alti ISO. Eh sì, sì, 2.800.000 ISO. Tanto, ecco, la cosa bella di SL, una cosa che mi è sempre piaciuta, è che comunque recuperavo quei 4 stop almeno di otturatore, quindi di tempi, sì, perché l'ottica era stabilizzata e non essendoci più lo specchio reflex, sì, la macchina comunque era uno molto silenziosa e due non vibrava. Certo. Ora che posso aggiungere quegli altri 2-3 stop sul corpo macchina è tanto, per me è una cosa bella. Certo. In certe situazioni che sono un po' estreme, le prime luci del mattino, la sera, parliamo veramente di un soggetto statico. Certo. Certo. Allora, parliamo un'altra cosa. Allora, qui c'è anche tasto FN, però fondamentalmente è cambiato anche questo sì, dorso, perché hanno decantato così tanto che, ed è vero, cioè questi 4 tasti e fianco a monitor che abbiamo, diciamo, utilizzato veramente tanto, certo, perché 2 funzioni ogni tasto, e mentre questo qui è tornato come un M10 o Leica Q2, esatto, o eccetera. Ma ti dico, questo è stato un grandissimo lavoro per portare, diciamo, a questo feel familiare con tutti i sistemi, no? Certo, e quindi chi ha già M10 non ha problemi. Si ritrova, M10, certo, Q, no, CL. Sì. E la cosa però bella è proprio, se accendiamo solo un attimo, sì, è la user interface, sì, che è completamente cambiata, cioè la grafica, certo, la grafica della macchina adesso è stata completamente rinnovata, è la prima cosa che vediamo quando ci spostiamo da foto e video, è proprio... È bello questo, cioè questo il cambio. Mi piace questo bianco. Molto. Sì. E poi viene fuori ASA. Sì, poi c'è questo preziosismo che a me piace tantissimo, che su quando ci spostiamo, sì, sulla modalità video, sì, possiamo andare su Cine e quindi, sì, abbiamo tutto quello che è il linguaggio cinematografico, sì, e quindi trasformandoci... Sì. Questo qui... Cioè, capivamo poco se era cinema, cioè, esatto, video o no. Eh sì, perché ti ricordo che se andavamo qua, sì, se facevamo questo e utilizzavamo questo menu qua, sì, era sempre molto difficile spostarsi. No, no, non vedi niente. Invece, utilizzando questo menu, adesso abbiamo, certo, una gestione... Sì, e qua devo dire anche questi simbolini, cioè diciamo hanno migliorato, esatto, parecchio. E sì, sì, c'è stato proprio uno studio, una ricerca, sì, partendo da tutto quello che sono, bene, i nuovi metodi di comunicazione dei social media, sì, hanno trovato, però, un modo più veloce. E comunque non mi ha ancora convinto 100%, no? Perché, dimmi, questa è bella. Poi... assolutamente hanno migliorato il grip, adesso devo dire che con una mano si gestisce molto meglio, perché, sì, adesso io riesco a mettere le mie 3 dita dentro, sì, e riesco a tenerla senza problemi. Ma allora, io non ho mai avuto problemi nemmeno con questa, però è migliorata veramente tanto, soprattutto, certo, nella qualità, nella differenza dei materiali e nella loro sensazione al tatto, certo, ed è
Sembra, all'inizio sembra una cosa, come dire, oh, vabbè, sai, il design, i materiali, figurati, ci devo fare le foto. No, vi assicuro che metterci mano e avere comunque una sensazione di creare questa sorta di feeling tra il fotografo e lo strumento, certo, è importante, certo, no? Comunque noi dobbiamo avere un ottimo rapporto con lo strumento che, certo, ci permette di lavorare. Sì. E io mi trovo molto bene con SL2. Poi cioè, parliamo anche della Mirino. IVF, allora sì, siamo passati a... Che è già questa, mi piace, è, sì, straordinario, no? Ma veramente straordinario il livello dell'occhio umano questo qui. Allora, migliorata ancora. Ancora di più. Allora, aiutami tu a ricordare 5,7 milioni di pixel. Diresti sì, come quello di altre macchine fotografiche. Ti dico che però in la scelta dei 5, materiali 7, della costruzione serie S, che comunque ha stessa, diciamo, quantità di pixel. Esatto, ma non stesso sensore. In realtà hanno utilizzato il vetro molto particolare, speciale. Certo, okay, assolutamente sì. Quindi, soprattutto è un vetro. È un, no? Vetro, certo, certo. E il display ha una resa pazzesca. Sì. E ricordiamoci che comunque è un OLED. Sì. E, se vi piaceva quello della SL, allora, uscirete SL, fuori il testo per l'SL2. Devo dire, focus peaking non era un granché. Mentre su questa? Questo focus peaking mi dà fastidio, perché senza focus peaking metto a fuoco manuale facilmente, peaking che diventa rosso verde, cioè mi dà, cioè, una confusione. Certo, no, ti capisco. Quindi, però per te, sì, pensa invece chi ha bisogno di quel peaking e lo può sfruttare sempre. Sì, certo. No? Cioè, pensiamo a un utente M10 che dice: ma io voglio prendere anche l'SL, però non sono così convinto di adattare bene le ottiche, certo, M. Adesso, grazie a quella cosa lì che può dare fastidio a te, a molti utenti invece convince. Sì, in effetti è vero. Poi c'è, cioè, chi fa anche video, cioè peaking, cioè... Certo. Importantissimo. Poi ti interrompo solo per ricordarti, visto che prima parlavamo del sensore, che un'altra cosa che mi piace tantissimo, adesso che abbiamo tutti questi milioni di pixel, è che possiamo tranquillamente utilizzare tutte le altre ottiche di altri sistemi, tipo ottiche CL. Sì. Pensa al 35-1.4, certo, CL messo qua, che ti diventa un pancake. La macchina, questa cosa qua è l'unico blocco, e qua la divisione in tre sì, fasce, con la costruzione di... che sembra la stessa cosa, però già al tatto, toccare questa e toccare questa, c'è una bella differenza. Allora, a me piace questa linea, perché qua, questo qui, GPS non serviva, cioè no, poteva anche non mettere, no? Cioè così sembra molto più pulito. Cioè, guarda qua, vabbè, è una festa. Eh sì. No, cioè... Non è male, eh? No, per niente. Non è male. Come mi sta? Sei quasi figo, sai? Va bene. No, vabbè, okay, ottimo. Poi, devo dire, come design, estetica, cioè stavamo parlando un po' questo design, questa è più, non so, sì, sintetica, tedesca. Questa, certo, è più bella, sembra più piccola, però in realtà esatto, non lo è. No, perché comunque parliamo sempre di 925-930 grammi con la batteria. Con la batteria, certo. Comunque sì, ha il suo peso, però ci sono tante, tante cose che la fanno sembrare più piccola, tra cui, vedi, questi i due sì, sì, ganci per la tracolla, il fatto che siano fuori, se, in un modo o l'altro te la fa sembrare più piccola, perché essendo abituato a questa... Secondo me è questa linea che sì, cioè, separa, cioè parte della carota superiore e voli, no? E che è, diciamo, tradizione della Leica. Certo. Mentre questo qui sembra tutto piatto, e quindi montando questo obiettivo non sembra così carina. Mentre è questa, scusami, è che vorrei montare un 50, mio 50 Sumilux. Guarda che bella! Cioè, porco cane, cioè, bellissima! Cioè, così è bellissima! Cioè, e poi, cioè, parlavamo anche Davide, il progettista ha pensato veramente tanto per poter montare gli obiettivi Leica M, Leica R, poi magari anche vecchi obiettivi a vite, sì, no, della Leica, non Leica, Nikon, va bene, montiamo pure anche, cioè, Angenieux,
montiamo il Rodenstock, perché no? Perché no? Cioè, non so, godiamo. Se facciamo il conto, saranno più di 400 ottiche che sono adattabili, cioè, che possiamo montare, certo, su questa macchina. Sì, perché l'hanno fatto questo sensore processore per poter avere una miglior compatibilità con qualsiasi obiettivo, perché sì, 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 ha una generosità, perché per questa è già generosità. Cioè, per durare nel tempo, comunque sì, sai, cioè, sì, questa è una macchina che ti porterà avanti per, certo, per un bel po'. Certo, diamo il valore di quello che è stato fatto, sì, anche, cioè, no? E poi non dimentichiamoci di questa serie di obiettivi, certo, e di quanto siano stati perfezionati per essere accoppiati ovviamente non solo su SL, sì, adesso ho in mano il mio preferito, che è appunto il 35.2, che è un obiettivo invece il mio pazzesco. Preferito è questo 50 Summinux, questo è, cioè, proprio è un obiettivo che io amo in modo particolare, sì. Eh sì, e poi con SL2 è diventato molto più veloce e anche messo a fuoco, e quindi ancora più gestibile. Ha una plasticità, una tridimensionalità, bellissimo, una bellezza di quel feel che parlavamo. Sì, è sì, vero, sì. Questo ce l'ha anche, anche questo, e ce l'ha. Oh, no, no, la cosa bella è una cosa che io dico sempre, è che ogni famiglia di obiettivi di Leica ha il suo... la sua pasta, la sua gamma cromatica, i suoi colori, la sua pasta, sì, cioè, ti deve piacere, no? Certo. Io faccio sempre riferimento con le pellicole, no? Sì. Prendevi Kodak, prendevi Fuji, cioè dovevi scegliere in base a quello che era il tuo lavoro e come volevi gestire, certo, no? la luce attraverso, sì, secondo il lavoro che fai, il progetto che hai, secondo anche la, esatto, situazione di, esatto, di luce che c'è, come ti sceglievi, dicevo, anche la pellicola. Esatto, a me piace tantissimo usare tipo il 35-2 della M su SL, quando c'è poca luce alzo un po' gli ISO, e mi piace moltissimo quei colori lì, quella pasta lì, no? Che è ancora diversa dall'1.4, certo, però mi piace in quel modo. Bene. È come dire, visto che non ho più la pellicola che mi poteva dare quella sensazione, adesso riesco un po' a ritrovarla, certo, con gli obiettivi diversi. E tu hai intenzione di comprare SL2, vero? Sì, assolutamente. E in tal caso venderesti SL o la tieni? Cioè, essendo professionista, cioè io forse immagino che vorresti tenere anche SL. Ma io sì, allora io sì, perché SL ci sono legato molto a livello anche affettivo, perché, certo, effettivamente è il sistema che finalmente mi ha portato a Leica, no? Certo. Prima non avrei mai pensato di spostare il mio strumento di lavoro solo esclusivamente su M. Certo. Avevo bisogno di una cosa molto veloce, certo, faccio un po' fatica a mettere a fuoco, sono astigmatico, ho problemi, certo, quindi volevo questo sistema. Quando è arrivato, e sono arrivato su S, ho iniziato con SL, sì, mi sono affezionato veramente tantissimo. Certo. Quindi penso che terrò tutte e due, sì, io terrò tutte e due. Ma senti un po', da professionista, no, cioè quando fai diciamo, consegni le immagini, i tuoi clienti hanno capito che hai cambiato il sistema? Sì, sì, guarda, questa hanno cosa notato la differenza. All'inizio io dicevo, vabbè, è più una cosa mia, come dire, è un po' un vizio, ed è una cosa che sarà agli occhi di pochi, perché, sì, sì, perché far capire che io utilizzo Leica, che posso permettermi di utilizzare un obiettivo a f8 o a f2 1.4, e se vado a zoomare negli angoli è tutto pressoché uguale al centro, sì, io lo capisco, ma non tanti. Ma il feel di Leica è, diciamo, quella resa che tu conosci molto che bene. Dà le immagini. Devo dire che piano piano, attraverso la mia fotografia, sta iniziando ad essere riconoscibile. Non tanto io come fotografo, ma secondo me molto del Leica feel. No? Perché questa è una testimonianza che ne ho avuti anche tanti. Dai fotografi professionisti che per bello gioco hanno cominciato a utilizzare Leica, anche, sì, cioè Luca Masala, no? Per gioco compra Leica Q e si accorge qualcosa di molto particolare, assolutamente, no? E è cambiato anche l'utilizzo dell'attrezzatura
e ha avuto anche feedback diverso anche. Sì, devo dire la verità che è talmente tanto, tanto diverso e talmente è cambiato anche il mio modo di sviluppare e di adattarmi e di forse anche un po', sai, di comporre, perché adesso io posso, ho libertà, no? Nel senso, posso fare tanto controluce, posso permettermi in una fotografia di esporre nello stesso fotogramma anche quasi 5 stop, no? Certo. Cosa che prima non potevo fare, adesso potendo fare queste cose qua, quindi un po' è cambiata la mia stilistica, i miei clienti ovviamente se ne sono accorti, sono ben felici, no? di avermi a bordo dei progetti, e per questo ho dovuto completamente cambiare anche il mio tra virgolette marketing, quindi il mio sito ormai ha solo immagini scattate con SL, certo. Non solo, vabbè, c'è anche MQ, però è tutto Leica. Certo. Perché c'è una bella differenza. Comunque, questa macchina, cioè, comprende tante caratteristiche, cioè proprio aperta a tutti, come anche con obiettivi video, ad esempio anche la combinazione 47 milioni di pixel con un obiettivo da 50-60 linee al millimetro, che vai, cioè una certa direzione, un vecchio obiettivo che ha solo 15 linee al millimetro di risoluzione, ma con questo qui, cioè, crea una bellissima fotografia. Assolutamente. Cioè, questi sistemi fatti per durare. Pensata a livello di video, il sì, diciamo, mood della 4K a 60 frame al secondo, 4K full frame, arriviamo fino a 5K. Sì. Cioè, quindi, e questa è una macchina CineMode. Sì, veramente. Ah, CineMode, cioè, è bellissima anche quella. Sì, abbiamo non c'è più la velocità dell'otturatore, ma c'è l'angolo. Esatto. Cioè, sono quelle, quindi, gli ASA al posto dell'ISO. Sì, sì, quindi è stata pensata a proprio 360 gradi dei utenti, delle esigenze di questa, quell'altra. Sì. È una macchina, devo dire. Non abbiamo parlato nemmeno del nuovo autofocus, nettamente migliorato dalla SL, quindi un'intelligenza autofocus. Vabbè, che riesce a fare. Però, piccoli dettagli, cioè gente possono andare a vedere il sito leica.com, certo. Però comunque io ti ringrazio intanto di questa bella giornata della lancio della SL, cioè Touch and Dry, e della SL2, e poi ti facciamo una grande in bocca al lupo. Grazie, anche la tua carriera come fotografo. Grazie, molto gentili. Grazie, un piacere per me essere qua. Grazie. Era un po' di tempo che tutti mi dicevano: ah, devi andare da. E poi Davide che chiede: no? Cioè, ma sì, questa Leica Flex serie con 50-160 euro, già prenotata. Cioè, quella Hasselblad, già prenotata. Tutto prenotato. Leica M6, no, prenotata. E quindi andate, cioè, registrate, andate dentro, cioè, prenotate direttamente dalla. In effetti mi ha chiesto: ma si può avere, no, posso sapere prima? No, nemmeno per te non facciamo. Quindi grazie a te, grazie mille. Grazie.